Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. L'episodio è, se non erro, il 18. Allora, abbiamo fatto un po' di cose. Ho fatto un po' di cose offline e in live. Bene, allora, ho attaccato anche questi due solar panel all'impianto qui dell'EME controller, così danno più energia. Ho aumentato i windmill. Qui c'è la Batbox che viene sempre ricaricata dai solar panel. Qui, siccome questa energia non bastava, mi prendo energia extra con lo Hobby Steam Engine. Volevo vedere come si faceva la Copper Chest, se conveniva in effetti. Perché, ah no, quindi dovrebbe essere equivalente all'iron, se non erro. Quindi voglio provarla a vedere offline. Quindi Hobby Steam Engine è molto facile. Hobby Steam Engine molto semplice, così fa con le Golden Nugget, questi pistone eccetera, molto semplice. Poi ok, e questo è tutto. Sono andato molto molto in miniera, sta ancora macerando le cose. Allora, abbiamo tanta tin. Guardate quanti materiali ancora da smentare, e ce ne sono altri nel sistema di smistamento. E dunque, ci abbiamo un po' di cose. Anche la tin dobbiamo mettere a posto. Ok, guardate, ho trovato un bel po' di diamanti. Ne avevamo solo 6, quindi guardate quanto sono andato. Abbiamo 54 di oro, 111 di iron, tantissime redstone nicolite, e di copper ne avevo trovato un po'. Ne avevo trovato un po'. Vediamo, forse ho messo già. Infatti, di due tipi. Comunque, sì, ho un bel po' di roba, molta, molta roba. E oggi che facciamo? Ah, vi faccio vedere. Aspettate, dunque. Allora, ho aggiunto un capa storage. Questo è quasi, è pieno, praticamente, e questo quasi. Quindi ho aggiunto un capa storage. Che altro? Ah, la piattaforma. Guarda, ho fatto tanti solar panel. Quindi vediamo water mill. Vedete? Ok. Vedete, e producono un bel po'. Questo qui, il deployer, vabbè, ve l'ho fatto vedere, insomma, e quindi ne ho aggiunti un bel po'. E poi, che altro? Qui sono andato sempre in miniera, e niente, mi sa che ho finito con gli aggiornamenti. Dovrei aver finisciuto. Ah, sì, no, no, ok, niente. Allora, oggi crafteremo un po'. Dunque, vediamo se lo trovo. Inizieremo un po' con l'industrial craft. Iniziamo, no, aspettate. Allora, sì, iniziamo con farci un sistema di, come dire, anzi no, vabbè, vi faccio vedere il trick. Dunque, di watermill infiniti, vedete, guardate, se vogliamo infiniti, se vogliamo anche trick. Allora, ah sì, scusate, mi sono scordato gli ultimi aggiornamenti. Dunque, ad Adi Miniero ho trovato come si dice, le rovine, sapete, quelle là, ho trovato una cassa, la volevo aprire insieme a voi. Olè, ho trovato 9 di steel, fanno sempre comode, 2 ambre, wooden tee, 8 track e un taumanium pickaxe. Questo qui, se non sbaglio, dovrebbe dire, no, mi sa che aveva una funzione particolare, però ora non, sinceramente non me la ricordo. Comunque va bene. Ok, quindi niente. E c'è questa cosa qui, queste cose qui.
Dunque, waypoint, andiamo a Watermill. Vi faccio vedere. C'è un trick che ora farò un video apposta per avere di solar panel in più. Dei Watermill, scusatemi. Allora, noi rompendo con il Diamond Drill, e poi costerà molto poco, in realtà non è che è un trick, diciamo. Allora, noi rompendo con il Diamond Drill, il Watermill ci ridà il Watermill, ma non sempre. Infatti, no. Ah, ok. Vedete, ci dà il Watermill. Con questo Watermill, noi ve la faccio vedere. Ora io non lo userò, vi faccio vedere giusto per informazione. Ecco, un crafting table. Con questo un crafting table, noi possiamo scomporlo, ovvero mettendo un crafting table qua. Guardate, non si può scomporre. Quindi sto dicendo una cacchita, no? Ok, niente. Cioè, ho sbagliato, vabbè. Praticamente nella mia versione, vabbè, nella versione in cui dicevo io, ce lo faceva scomporre e ci ridava il generator, però forse era una versione più vecchia della FTB. Comunque, vabbè, forse era la Direwolf. Vabbè, comunque non fa niente. Insomma, vorrei aumentare un po' di questi qui, di Windmill, di Watermill. Quindi, perché poi voglio farci che ci collega anche a un MFE in cui ci dà corrente del IC2. Dunque, quindi prendiamo qui, andiamo qui, prendiamo della Trintintin Cavallin. Rintintin, poi redstone e il copper. Ne abbiamo solo 4, ma ce li sta facendo. Prendiamo l'alluminio, C, copper ingot e chitelo chi. Sei in cheat, lol. Ah, ok, perché vabbè. Quindi copper cable, prendiamo la rubber, la rubber bar, perfetto. Tanto ce ne dovremmo fare un bel po' con questi qua. Facciamo 6 di questi. 6 di questi messi qui ci danno 6 batterie. Ah, vero. Allora, prendiamo uno stacchettino di redstone e tanta tin. Allora, C. Dunque, dove sta? Ehi, dove sta il nemico per cable? Ok. Allora, C, questi qui, sei qua, sei qua, e sei qua, più sei qua, facciamo sei batteri, ok, poi sei batteri del ferro. Vediamo se ce l'abbiamo refined già. Refined no. Quindi del ferro ce ne prendiamo 32. Ok, 32 di ferro. Anzi, facciamo anche di meno. Facciamo, vabbè, così. Poi, quindi li andiamo a cuocere. A cuocere. Vediamo qua come andiamo con l'acqua. Bucket, bucket, no, ah, è pieno. Oh cacchio, oh cacchio, oh cacchio. Dammi qua, ok. Dunque, andiamo a cuocere. Tu togliti, tu mettiti qui. Stavo cuocendo il silver, dopo lo continuiamo a cuocere. Tu ora devi cuocere in this moment. Devi cuocere quello. Ah sì, ho sostituito i stone con i gold perché sono trasportano meglio la corrente. E niente. Dunque, facciamoci un altro po'.
di Watermill. Ok? Dunque, 10 minuti e vabbè, ne facciamo giusto un po'. Vabbè, ragazzi, allora io vi lascio cuocere. Io vi direi che per questo episodio è tutto.